Ideato a Londra, il progetto L'Aquila 3D ha preso il via questo weekend nel capoluogo, dove sono arrivati esperti Google dagli USA per spiegare alla popolazione come ricostruire la propria città in tre dimensioni. Ci spiega il perché di L'Aquila 3D il suo ideatore, l'architetto Barnaby Gunning. Quindi stiamo avviando un progetto in collaborazione con Google che cerca di collegare la popolazione dell'Aquila con il mondo di utenti del software SketchUp, che è un prodotto di Google che è stato fatto per creare i modelli per Google Earth. L'idea effettivamente è di costruire un modello tridimensionale dell'intera città dell'Aquila, in maniera che può essere visto sia da persone a livello locale ma anche da persone in tutto il mondo. Questo tipo di modello è incredibilmente potente perché ti dà la possibilità non solo di vedere lo stato attuale di un luogo, ma anche creando vari livelli, ti dà la possibilità di pianificare la ricostruzione, vedere i progetti, proposte, concorsi, eccetera. È un lavoro immenso fare un modello del genere. Teniamo presente che l'Aquila contiene migliaia di strutture e quindi stiamo cercando di trovare un modo, insomma, di fare più rapidamente possibile questo modello. Quindi procediamo in due fasi. Abbiamo avviato un sito internet che si chiama Come Facciamo, dove nel passato abbiamo invitato la gente a caricare foto che hanno preso loro della città nello stato suo attuale. E adesso invece partiamo con un secondo progetto, che è quello di raccogliere in maniera molto organizzata delle fotografie di ogni singolo edificio del centro. E quindi da questo weekend avremo delle visite organizzate nella zona rossa di gruppi di 20 persone. Porteranno macchinette fotografiche per poi prendere le facciate, gli angoli, tutto quanto di tutti gli edifici. E queste foto eventualmente verranno pubblicate su una pagina specifica su internet dove possono essere scaricati da persone che vogliono costruire i modelli.